Ciao, oggi voglio farti vedere come si fa la treccia cascata. È un'acconciatura molto bella, versatile, può essere utilizzata sia se sei una sposa, ma anche se sei un'invitata ed è perfetta anche per le bambine che devono fare la cresima, la comunione, insomma, o semplicemente venire al tuo matrimonio. Vediamo come partire. Io consiglio sempre di fare una base mossa sotto, quindi basta un'onda che dia un po' di movimento. Capello, mi raccomando, pettinato bene, non devono esserci nodi. Allora, dividi la ciocca in tre e inizia 1, 2 e 3. Quando arrivi al 3, questa parte la lasci cadere. Vai avanti prendendo un'altra sezione e fai 1, 2 e 3 e la lasci giù. Prendiamo un'altra sezione. E via 1, 2 e 3 e la lasciamo giù. Altra sezione e via 1, 2 e 3. Vado avanti veloce nella spiegazione. Dopo che l'hai fatto, puoi fermarti a metà testa oppure fare anche l'altro lato. Quando hai finito, semplicissimo, basta che ammorbidisci un po' la treccia in questo modo, anche un po' da sopra, e voilà, il gioco è fatto. Semplicissimo, puoi mettere un accessorio. Come hai visto, è molto semplice e l'effetto è davvero molto carino. Poi puoi chiudere l'acconciatura con un punto luce, un fermaglio, un fiore, insomma, quello che preferisci. E spero ti sia piaciuto questo breve tutorial e ti auguro una splendida giornata. Ciao!